Francesco Esposito credeva all'arte, credeva alla vita e ne ha lasciato testimonianza in numerose opere di cui abbiamo un catalogo che ci restituisce una visione profondamente umana legata soprattutto ai temi della bellezza femminile, della bellezza nella sua purità, vorrei dire, più ancora che purezza. Quindi i suoi nudi femminili sono in realtà delle anime e si sente un pensiero profondamente cristiano, l'amore per le persone che gli stavano vicino, il riferimento anche ai soggetti religiosi come in questa singolare rappresentazione in cui si vedono San Francesco, Santa Caterina, in una dimensione in cui il bambino e il crocifisso sono il percorso della vita. Cristo è un uomo, e il percorso della sua vita è il percorso di ogni uomo, dentro il cosmo. Quindi l'idea di un cosmo cristiano e di una rappresentazione della vita, della bellezza femminile, di questi corpi nudi come fiamme, che sono immagini intense e originali dentro una vita cosmica che lo porta in alcune rappresentazioni a indicare come una molecola o un atomo o qualcosa di originario da cui deriva il mondo. Quindi una visione cosmica insieme religiosa ci ha lasciato qualche tempo fa, nel 2018, ma le persone che gli sono vicine ne conoscevano e ne ricordano l'autenticità, la profondità e lo spirito così universale del rapporto con la natura, una natura che è quella che Dio ha creato. La vita cosmica vuol dire quella forza con cui tutta la natura, tutta la vegetazione, tutti i sassi, tutti gli alberi, tutti i fiori e alla fine gli esseri umani portano dentro di sé la forza di Dio. Credo che in questa dimensione così profondamente mistica, in questo che lui definisce per i soggetti prevalenti inno alla donna, ci sia in realtà un amore profondo per Dio e la certezza che Dio è dentro di noi.